Sono in Nuova Zelanda, altipianico vulcanico zelanico dell'isola del Nord. Trasformerò un cellulare in un cellulare rotto e mi faccio un escursionista. Queste barche sono barche neozelandesi! È così che superano i corsi d'acqua neozelandesi! Ma neanche queste barche neozelandesi possono superare una cascata alta 18 mm. Si sta sbriciolando tutto! Dai, metti il piede là dove c'è quella sporgenza! A forma di vertebra di moffetta, dai! L'intera montagna inizia a franare! Casomai sarà friabile, non franabile! Ogni anno i cacciatori neozelandesi salvano turisti neozelandesi più pericolosi della Nuova Zelanda. La ricerca di figa è costante. Vedete questa cavità? È una figa! Questi insetti sono dinosauri. Non sarebbe male sapere in quale direzione dobbiamo andare. Sa di là per acido. La riva del fiume è una riva del fiume. Qui ci sono gli dèi. Più tardi li mangiamo. Prima di una battuta di caccia nelle zone selvagge, i Maori ringraziano il mio calzino. Ecco perché è un posto tanto orribile. Welcome to the rice fields, motherfucker. E se ci sono riuscito? Qui è tutto bollente. Oh, you touch my tra-la-la. Guardate che roba. La figa in Nuova Zelanda abbonda. Un anno fa un uomo è caduto in una pozza come questa. Cellulare bagnato e morte atroce. In termini geologici, questi vulcani sono vulcani. Scendere al fiume è più facile a farsi che a dirsi. Cerchiamo un modo di scendere. Non posso né scendere né salire. Non posso scendere. L'acqua può nascondere dei gate. Un rumore inconfondibile. Nella valle sottostante si sono riversate 1,5 milioni di tonnellate di faccio, ghiango e una gigantesca ghianda. Quasi tutti i sopravvissuti hanno una cosa in comune. La capacità, anche nel bel mezzo di una crisi, di saper rollare una canna, due canne, dai. Fuck you! Questa parte della Nuova Zelanda va dall'Indonesia alle Hawaii. Ora mi tolgo lo zaino e mi rimetto lo zaino. In termini geologici, alle Hawaii. Ci siamo? Beh, si è acceso! Oh, no, 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 no,